sei tu. Vediamo. Sì, sì, non so. Che strano, no? Sì, che ci fai lì? Beh, vediamo, ma che succede? Stavi per cominciare a parlare e si è fermato. Che c'è nel video? Che c'è? Che... Sì, che cosa dici? Si è di nuovo rotto questo coso. Beh, però fa piano, perché lo così so, lo rompi. Lo so, però a volte ci vuole un colpetto. Ora basta, no! Aspetta, aspetta, no. Aspetta, ferma, ferma. È che mi rende nervoso la tecnologia, capisci? Mi rende... È impazzito. Va bene, Nicolas, 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 siamo tutti con te. Devi tranquillizzarti, puoi contare su Flora, sui tuoi fratelli, sta tranquillo. Su di me, su di me, Nico, tesoro, vieni, un abbraccio, vieni da Delfino. Franco, Delfino ti vuole aiutare. No, lascia, capisco, è molto difficile per questi ragazzi all'improvviso rendersi conto di non essere quello che pensavano e di essere invece un signor nessuno, abbandonato, solo. Franco. Ragazzi, che succede? Che succede? Che succede? Succede che non sono un Fritzenbalder, ecco, no, che succede. No. Succede che l'incubo di tutta una vita è diventato realtà. Non sono un Fritzenbalder e non appartengo a questa tesoro, famiglia. Tesoro, calmati. Tu Nico. Sei un Fritzenbalder come tutti quelli che vivono in questa casa. Nico! Nico! Ragazzi, ragazzi, va bene, lasciatelo andare. Gli farà bene stare un po' da solo. Per favore, che orrore, che tristezza, che solitudine. Non è piacevole, povero ragazzo. Oh. Olivia. Franco, come sta Nico? Male. Come me e come tutti. È così strano tutto questo, così insensato, non so. Sì, perché non vai da lui, ha bisogno di te, davvero. Sì, però ora vuole stare solo, mi sembra una cosa giusta, sì. Io... Oh, Olivia, perdonami, perdonami. Di cosa dovrei perdonarti? Sì, tu lo sai di cosa devi perdonarmi. Ti ho chiamata, ho detto quelle cose, ci siamo illusi tutti e due, quindi ti ho fatta soffrire per niente, Franco, perdonami. Questo non importa, ora importa solo Nico, tu e non il nostro capriccio. Di che capriccio parli, Olivia? Olivia, io speravo di essere l'adottato, lo speravo. Speravo che non avessimo lo stesso sangue. Per poter stare insieme avrei rinnegato la mia famiglia. Questo è amore, tu lo chiami capriccio? No, no, è un capriccio. È stata una pazzia fin dal principio, Franco. Ho giocato col fuoco, ho perso tutto quello che avevo. Un futuro marito, una vita tranquilla. Avevo una fantasia infantile con te e guarda come siamo ridotti ora. È un problema, Franco, è un vero incubo. Che stai dicendo? Ferma un attimo, aspetta, ma certo che è un incubo, aspetta, che dici? Tu pensi che questo sia facile per me, eh? All'improvviso mio fratello, da sempre il mio gemello, non esiste più. Olivia, all'improvviso ho un fratello morto, una sorella che se n'è andata. E ora ho una cugina che sta qui al mio fianco. Voglio stare con lei e non posso. Perché? Perché la mia famiglia me lo proibisce. Non mi importa, a me non importa niente. Aspetta, aspetta un attimo, Olivia, io... Olivia, io sono un uomo, tu una donna e ci amiamo a vicenda, non è un capriccio, lo puoi capire? Franco, no! Ci amiamo, Olivia, cosa mi vieni a dire? Tutto quello che ti succede, ma io ti giuro che ti capisco, no, Franco, no. Però sarà molto meglio se non ci vediamo più. Nico, sono Flor, mi senti? Vorrei parlare con te. Beh, non importa. E respira a fondo, asciugati il naso e pulisciti il viso.
Voglio che tu sappia che ti amiamo con tutto il cuore, tesoro. Come sempre, e non cambierà niente. Tu per noi sei importantissimo. E ti vogliamo bene. Mi stai ascoltando? Io credo proprio di sì. E quindi... quindi ti voglio dire un po' di cose, così. Da Thomas, ti voglio bene, fratello. Gemelli per sempre. Da Martin, amore senza riserve, fratello. Da Maya, fratelli anche da lontano. Dal tuo fratello maggiore Federico. Ti eleggo mio fratello, Roberta. Nico e Flora, fratelli nel cuore e nell'anima. Senti una cosa, stanotte posso dormire nello studio con te? Perché con tutta la storia di Nico sono triste. Certo che puoi, campione. E non essere triste, perché nessuna analisi potrà cambiare quello che tu provi per Nicholas. Grande! Grazie. No, grazie, ti prego. Sì, in questi momenti dobbiamo cercare di essere più uniti che mai. È così, hai ragione, io sono con te. Sarei capace di fare qualsiasi cosa per questi ragazzi. Certo, lo credo anch'io, caro. E come pensi di procedere ora, Massimo? Devo chiamare Greenberg. Hai ragione, perché questi momenti segnano molto la vita delle persone. Segnano. Lo chiamo io. Non ti preoccupare, me ne occupo io. Intanto vado da Nicholas, vedo come sta. Quello che mi fa male è che mi hanno mentito per tutta la vita. Capisci? Questo è quello che mi ferisce di più. Ma no, forse... magari non volevano mentirti, non lo sapevano neanche loro, hanno mentito anche a loro. O forse non sapevano come dirti la verità. Federico lo sapeva. Il mio Federico? No, non credo. Lui era incapace di mentire. No, no, ti prego, Nico. Non riesco a smettere di pensare a cosa... e cosa mi direbbe se fosse qui ora. Ti direbbe che ti ama con tutto il cuore, che tu sei il suo Nico e che ti vuole bene. La sai una cosa? Sai che cosa ti dico io? Cosa? Che lui è qui con noi. Io lo sento. Una parte di lui è qui con noi. E la sai un'altra cosa? Supponiamo che sia stata la magia di un mostro cattivo, enorme, che viene dal nulla. Che è stato tutto un errore. Pensa che hai avuto fortuna. Perché ti è cresciuto una famiglia che ti ama con tutta l'anima, perché hai avuto genitori buoni, molti fratelli che ti amano, perché ti conoscono e ti amano tantissimo. Io sono grato per tutto, però così cambia ogni cosa, tutto quanto, mi cambia la vita. Però può anche cambiare in meglio. Pensa che non tutto il mondo ha l'opportunità che abbiamo noi di dimostrarci quanto ci vogliamo bene. Sì. Non ti condizionare e continua a volerci bene, perché questo ci aspettiamo da te. Ah, Flor, piccola Flor, tu sei puro amore. Puro amore. È incantevole, no? Che ti succede? È un amore. Chiunque si può innamorare di Flor, chiunque. Sì. E in più qualcuno sarebbe capace di tutto per tenersela per sé. Risorse miserabili, cose oscure, manipolare i suoi sentimenti. Senti, di che cosa stai parlando? Non lo sai di cosa sto parlando? No? No? Sicuro, eh? Io giurerei di sì. Non so perché, però giurerei di sì. Ma che cosa gli succede a quello? Sì, io...
Io mi ricordo di un video, però non so se l'ho sognato oppure se... Franco, guarda queste, guarda. Questa era la mia maglia. E questa di Nicolas. Ti rendi conto, no? Quella di Nicolas sembrava sempre nuova. Certo, a lui non piacevano gli sport. Ha sempre usato la testa. E questo vale anche per ora. Dov'è Nicolas adesso? Sta tranquillo, è in mani sicure, è con Flor. Però io non penso che tu stia davvero bene e sono qui per questo. No, io sto bene, non ti preoccupare. Il problema è per lui. Nicolas è molto speciale, è così sensibile. Franco, mi sembra che tu non stia bene. Ti ho visto oggi con Olivia e ho capito che tu avresti preferito essere al posto di Nicolas e non essere un Fritzenwalden. Non so, mi posso anche sbagliare, ma forse no. Io non ti sto giudicando, però la verità è che non so cosa dirti, Franco. Beh, giustamente è normale. Io so che tu sei innamorato di lei. Ma vediamo. Io sento di avere la responsabilità e devo fare qualcosa. Ma non so che cosa. Non capisco. Non devi fare niente, no? Quando uno è innamorato non è in grado di decidere. Me ne vado a passeggiare. E questa bici? Quella bici era di Flor. Quando è arrivata lei lavorava per un verduraio e faceva le consegne. Guarda com'è ridotta. È così disastrata che non si può più usare ora. Ragazzi, siete sicuri che era qui? Sì, il berretto d'aviatore che papà regalò a Nico, capite? Deve essere qua, perché lui lo nascondeva in un luogo segreto. Era molto speciale. Sì, come dentro una parete, però qui hanno cambiato tutto. Per questo dobbiamo trovarlo e darglielo, capisci? Perché di sicuro pensa di averlo perso e quello fa parte della famiglia, quindi Nico fa parte di questa famiglia. Meglio che cerchiamo bene, ragazzi. Cerchiamo. Vediamo qui. Sì, vediamo. Vittoria, ragazza! Canta vittoria! Vittoria! Un erede in meno! Né il folletto maldestro 1, né quello numero 2 sono di questa benedetta famiglia! E hai visto le facce di quei mocciosi più piccoli? Accidenti, come stavano soffrendo e dovranno soffrire molto di più! Massimo, mi ha detto Evaristo che mi stavi aspettando qui. Giochi a nascondino? No, volevo che ci vedessimo da soli, così possiamo parlare un po' tranquilli, perché di sopra c'è sempre confusione. Bene, parliamo. Nicolas sta meglio, anche se non si è tranquillizzato ancora del tutto, poverino. È triste, con il morale a terra. Mi dispiace, così non va bene, anche se Franco cerca di essere il suo appoggio con gli altri due ragazzi perché gli vogliono veramente bene. Comunque, con tutto questo affetto credo che guarirà presto. Perché mi guardi con quella faccia? Ho detto delle cose senza senso? No. Bene, cos'altro vuoi sapere? Sì, ti ho mai mostrato la foto di mio padre? No, vero? Guarda. Che bell'uomo, Massimo. Ti ho raccontato di come si è innamorato di mia madre? No. Mio padre la invitò a uscire dopo il teatro. Era inverno. La notte è molto fredda e era tardi. Uscirono dal teatro, mio padre la invitò a salire sulla limousine, ma la mamma disse di no e preferiva camminare, voleva passeggiare. Stavano camminando quando apparve un poveretto infreddolito che vendeva giornali. La mamma glieli comprò tutti purché andasse a dormire. Si comportava sempre così. Papà vide questo e si innamorò perdutamente di lei. Lo raccontava sempre questo fatto. Lo raccontava sempre con le lacrime agli occhi. E l'ultima volta che lo raccontò fu poco prima
poco prima di morire. È una storia molto bella, Massimo. Sì. Sì. E quando ti ho vista parlare con Nicholas, per come hai gestito questa situazione, ho visto che cuore grande hai. Ho visto quanto sei incredibilmente dolce, Flora. E così ho finito per innamorarmi perdutamente di te. Flora, lo so che hai dei dubbi. So che c'è Delfina di mezzo, però se tu mi dici che vuoi stare con me, io ti giuro che lascio Delfina e cercherò di cambiare tutte quelle cose che non ti piacciono di me. Dimmi di sì. Dimmi di sì e io ti giuro che ti amerò per tutta la vita. Che cosa mi dici? Me desperté llorando, soñé que no volvía. No, è molto bello tutto quello che dici, Massimo. E mi hai lasciato senza parole e per fare questo effetto a me. E il fatto è che io... Che cosa? Io sono ancora molto confusa e tu stai con Delfina e quindi noi non... Sì, è vero, ma se è solo per questo io ti posso aspettare. E in quanto a Delfina le parlerò subito. Tu parlerai con lei? Sì. Non avevi detto che credevi alle tradizioni del tuo paese e quindi hai promesso di sposarla? Sì, beh, in realtà non credo fino in fondo alle tradizioni del Krikoragan né alle sue regole. No, ma guarda come cambi velocemente idea, è veramente incredibile. No, non è questo. È che se una tradizione mi obbligasse a vivere una vita infelice, beh, no, non mi interessa. Io sarò sempre grato a Delfina per quello che ha fatto, però non la posso amare solo per questo. Io amo te, Flora. Ti amo con tutta l'anima. Dimmi cosa devo fare perché tu stia con me. Beh, non lo so che cosa devi fare. Non lo so, puoi cominciare a non uscire con quelle quattro gattine che ti fanno Molto bene, è fatto. E che altro? Non lo so. Che cosa? Sorprendimi. Sorprendimi, signor Conte. Lo farò. A voi non importa di Ma niente. Ma come potete essere felici per quello che succede a Nico? Come potete dire una cosa simile? Come? Che avete capito? Forza, ragazzi, che avete capito? Ora Delfina vi spiegherà di che parlavamo. Sì. Sì, mamma. Stavamo parlando proprio quando siete entrati voi. Di matematica. Sì, di matematica. Di questo stavamo parlando. Sì. Vediamo. 1 meno 1 quanto fa? 0. 0, molto bene. La regola del 3 semplice. 2 gemelli. Uno è adottato, che resta? Un gemello in meno. Era questo. E la verità è che noi siamo molto, molto contente per Nico perché conoscerà la sua vera identità. Certo. Voi vincereste tutti i concorsi per streghe. Potrete ingannare Massimo perché è un uomo, ma noi no, è chiaro? Sì, ma non per molto. Perché tra pochissimo tempo vi leveremo quelle maschere e Massimo farà una bella pulizia in questa casa. Ora, dico io, ma non si può avere un po' di intimità in questa casa? Qui tutti ascoltano tutto! E se Massimo si lascia convincere dai mostriciattoli e si rende conto che tu non sei la santa Delfina che pensava, di addio alla nostra fortuna, amore mio. No. E cosa posso fare, mammina? Ci resta solo una cosa. Cosa? Negare tutto, piccola. Valentina! Sì? Vieni un attimo. Ti regalo un ombrellino di cioccolata, però uno. Solo uno, non di uno. Più, perché poi te li Grazie. Prendi tutti. Di niente, sono buonissimi. Olivia, che succede? Avevo una speranza, ma ora non c'è più. Non so che fare, ti giuro, vorrei morire. Olivia, che ti succede? Per favore, dimmelo. Olivia sta passando un brutto momento. Vedo. Io vado. Sì, vai.
Vuoi continuare a negarlo? Ascolta, questa ragazza è disperata, io... Tu sei disperato, non fai altro che cercare momenti per restare da solo con lei, per abbracciarla, ma non puoi. Cosa? Ma vedi che non hai capito. Tu non hai interpretando male le cose. Franco è un tuo amico, siamo tutti amici. Senti, Bata, basta, non parlarmi più così, non te lo permetto. Che succede? Lautaro, è importante, dobbiamo parlare. Vediamoci il prima possibile. Va bene. Massimo, abbiamo le prove contro Delfina e sì, Malala. Sì, stavano festeggiando che Nico era adottato. Sì, gli hanno detto uno in meno per l'eredità. Fermi, fermi, basta con queste bugie. Ma forse i ragazzi stanno dicendo la verità. Hanno sentito la verità. Ascoltali, Massimo. Ma devono smettere di aggredire Delfina senza alcun motivo. No, per favore, lasciali stare, Massimo. Sono piccoli. Ma sta zitta, ti abbiamo sentito. Vediamo, mettiamo le carte in tavola. I ragazzi dicono che ti hanno sentita che parlavi con Malala. E dici, meno male che Nico l'ha adottato. Così abbiamo meno persone con cui dividere l'eredità, è vero? Che? Che cosa? Ma come potete dire una cosa così di me? No, no, Massimo, io me ne voglio andare da questa casa. Ah, noi faresti un gran favore, cara, se te ne andassi. Perché? Ma io so che un giorno potrete scoprire tutto il buono che c'è in me. Ci regalerai una mappa? No, Flor. No, ti prego, Flor, tu no! No, ma togliamo la maschera. Basta aggredirla. Tu difendi lei e non noi. Spero che un giorno te ne renderai conto, Massimo. Ci potete lasciare da soli? Sì, vi lasciamo da soli. Ma ricordatevi che c'è gente che dice che i ragazzi non hanno mai ragione. Andiamo. Mi dite perché state litigando così? No, non stiamo litigando. Ci stiamo scambiando delle opinioni, delle idee. Perché abbiamo conosciuto una ragazza. Per una ragazza niente di più. State litigando, siete due amici e litigate per una donna. Sì, siamo tre amici, no? sì, amici. Vengo subito. Franco, ti volevo chiedere di Nicolas. Che è successo? Il DNA dice che è stato adottato, Valentina, va bene? Adottato? Avete sentito? Che? Nico è adottato. Nicolas. Sempre peggio, eh? No, sì. Povero Nicolas, venirlo a sapere a quest'età. Però non c'è niente di male ad essere adottato, non è vero? No, beh, è un atto d'amore. Certo. Buono. Ah, io non me ne sto qui senza far niente. Vado a vedere come sta, come l'ha presa. Sei proprio matto dalle gare. Basta, smettila, ne ho abbastanza di questa storia. Va bene, io la smetto perché anche io mi sono stufato. Però, prima di smetterla, voglio dirti una cosa che deve essere chiara. Mi ascolti? Franco è amico tuo, ma è anche amico mio. E questa situazione mi sta rendendo abbastanza nervoso. E se tu non la smetti subito, credo che noi due avremo un problema, Faccia. Non posso parlare, noi Franco, devo parlare. Lavorare. Solo un secondo, no, solo non un possiamo, secondo. Franco. Olivia. Parliamo un'altra volta. Franco. Cerca di lasciarla in pace per un po'. Sì. Allora? Ho ragione oppure no? Massimo vive per difendere le streghe. Però non è sempre così. Ma dai, se a noi non quello crede che mai. Che succede? Che cerca di equilibrare la situazione. Non vuole mettersi contro nessuno, il furbacchione. Ya, signor Conte deve avere molto equilibrio. No, il fatto è questo. Le streghe si comportano molto bene. Per questo bisogna tenerle sott'occhio. Bisogna fare attenzione. In qualsiasi momento possono smettere di recitare. Tirano fuori i canini, ci mordono e finiamo tutti come il povero Conte Dracula. Lo so. Lo risente, per favore, aiutarmi a mettere i piatti qui sotto. Grazie. Ecco che arriva la strega maggiore. Rullino tamburi. Sentite, cari ranocchietti, il giorno in cui mi stancherò vi assaggerò ad uno con la salsa piccante. Chi è che vuole mangiare i miei ragazzi? Chi? Che? Oh, ma dai, era uno scherzo, per favore. E il senso dell'umorismo non ce l'hai. Era uno scherzo, ora te lo spiego. La salsa piccante non era difficile, non l'hai capito. Frau Malamala piacere molto scherzare. Ma certo. Sì, come attrice è proprio una brava strega. Andiamo, ragazzi. Che idea, lo scherzo della salsa. Ai ragazzi. I ragazzi li odio. Li odio. Vedi, non capisco perché non mi vuoi ascoltare. Non lo Franco, capisco. Franco, non voglio ascoltare né parlare di niente. Te lo chiedo per favore, voglio no, stare aspetta da aspetta un secondo, solo un secondo. Per cosa? Andremo a finire come sempre a litigare e a discutere. Accettiamo le cose come sono, Franco. Basta. Questa volta è finita davvero. Va bene, hai ragione, è finita davvero. Però io fino ad oggi avevo l'illusione che non fossimo cugini e che potessimo stare insieme. Ma è come dici tu, è finita. Però non dobbiamo salutarci per forza così, no. Io ho bisogno di salutarti per bene, ti prego. Viviamo per allontanarci, Franco. Ti propongo una cosa. Perché non passiamo questa notte insieme come se fossimo fidanzati? E domattina ognuno proseguirà per la sua strada. Che ne pensi?
Signore, lei si ammalerà. Che cosa le succede? Che è così stressato? La vedo nervoso. Niente, niente, niente. Evaristo, lasciami solo perché ora viene Delfina. Ah, è per lei che sta così? Voglio chiudere la relazione. Non sono innamorato, io non la amo. Ma che cosa sta dicendo? Non può rompere una promessa, pensi alle tradizioni del nostro paese. Le tradizioni non possono obbligarmi a stare con una persona che non amo. Però l'amore non ha importanza, quello che importa sono le tradizioni. Ora potremmo aspettarci una disgrazia. Non essere superstizioso. Massimo, mi hai chiamata? Evaristo, lasciaci soli. Vado a mettere in ordine la collezione di prosciutti, signore. Che succede, amore mio? Vieni, vieni, Delfina, vieni. Vieni, siediti. Allora, Delfina, prima di tutto, io voglio essere sincero con te. Bene. E voglio dirti che ti sarò sempre molto, molto grato. Ma, amore mio, grato a me. Siamo una coppia, vita mia. Ti avviso che ho già parlato con Greenberg. Verrà ad incontrare Nico, così tu resterai tranquillo. Stiamo insieme, siamo felici. Che altro possiamo chiedere? Allora, Delfina. Sì? La verità è che io voglio essere sincero con te. Mentimi. Che cosa? Dimmi. Volevo dire, dimmi quello che vuoi dirmi, sì. Sì, sì, io non posso continuare la relazione. Non ti amo. Delfina, l'ultima cosa che voglio fare è ferirti. Ma non posso nemmeno negare quello che sta succedendo. Tu sei una nobile donna. Io so che non meriti questo, non meriti di soffrire. E se noi continuiamo, finirà per essere sempre peggio. Per me, per te, soffrirai e non devi. Tu sei una splendida donna. Io ti sarò per sempre grato per quello che hai fatto. E per me sarai sempre la mia migliore amica. Tua amica? La migliore amica. Scusa per la reazione, ma la verità è che non pensavo che mi avresti fatto una cosa del genere. Ma vedi, la domanda che ti faccio è questa. La decisione che hai preso in questo momento ha a che fare con la reazione dei ragazzi e con tutto quello che hanno detto di me, perché tu sai perfettamente che quei ragazzi mi odiano e farebbero di tutto per diffamarmi. No, loro non hanno niente a che fare con questo, no, assolutamente. È una decisione mia. Qualcosa che penso io. È Florencia. Se i ragazzi non c'entrano niente, allora tutto questo è per Florencia. Scusa, che stai facendo? Giochi a parlare con la porta? Complimenti. Ce l'hai fatta. A fare cosa? Congratulazioni. Ma chi crede di essere con quell'aria da superdonna? No, Nico, no. E dai, la vita continua. L'unica cosa che voglio è dimenticarmi di tutto, che nessuno mi ricordi che è successa una cosa del genere, mai più. Oh, Nico, povero Nicholas! Mi hanno detto che sei stato adottato, ma andrà tutto bene. No, andiamo a prendere un caffè così ti sfoghi. Che c'è? Ma dico, sei matta? Ma lo vedo così giù! Come puoi venire a dirgli in faccia questo? Sta accettando la sua condizione, è complicato, ha bisogno di tempo. Come puoi parlargli così? Lo ferisci! Va bene. Ah, Delfina, spero tu possa perdonarmi prima o poi. Signore, le ha parlato o non le ha parlato? Sì, le ho parlato. Ma come ha potuto rompere una tradizione? Oh, Evaristo, smettila con questa storia. È meglio rompere una tradizione che ferire una donna sensibile. E ora sono stanco e me ne vado a fare un giro. Che l'ira funesta dei nostri antenati non ricada sul mio signore. Amen. Ti ho già detto no, Franco, no. Olivia, per favore, pensaci bene, è una notte. Ti ho preso una cosa, aspetta, eh. L'ho preso in un negozio di accessori. Cos'è? Che bello! Ti piace? Sì. Ascoltami, Franco, andrà tutto peggio dopo. Ci costerà molto di più separarci. Ma come faremo? No, aspetta, perché no? Non pensare così. Non pensiamo a domani. Non ci pensiamo. No, ci costerà davvero troppo. Lasciamo le cose così come stanno. Olivia, quante volte lo abbiamo sognato, quante volte lo abbiamo pensato e poi rimandato. E poi devi solo pensare che questa sarà l'unica notte che passeremo insieme. Poi ognuno continuerà la sua vita.
Ho paura di soffrire ancora di più dopo. Più di quello che già soffriamo. Olivia, io... io voglio stare con te. Non so se tu senti la stessa cosa, però... Sì. Anch'io voglio stare con te. Bene, non so, decidiamo il luogo dove ci incontreremo. Vuoi che lo decidiamo? Sì. Olivia, ti sto cercando da ore. Come ho fatto a non pensare che fossi qui con lui? 5 secondi per il personaggio. Concentrati, vai! Sono un soffio di vino. Perché si ferma? Che succede? Ora vediamo, facciamo una prova, vediamo. Senti, Gianni, ridi! Lorenzo Campione, ciao! Perché prima non ha registrato? Questo ti sembrerà incredibile. Bene, ora sì. Ehi, ma... Che sta succedendo? Che c'è nell'aria? Che magia strana è questa? Sei tu quello che manda onde negative e non mi lascia fare il video, che è molto meglio del tuo, molto più di classe, sì. Così come io sono un fantasma, ora sarai tu. Ora ci sei e ora non ci sei più. Massimo non c'è più. Massimo, imbecille! Lorenzo, imbecille! Cosa state facendo qui? State parlando dei vostri segreti? Tu non sei mai in palestra quando vengo a cercarti. E sei qua con Franco tutto il giorno. Cosa pensate di fare? Voi cosa pensate di fare della vostra vita? Mamma, sentiamo. Mamma, calmati, per favore. Sono qui con Franco. Lascia che glielo spieghi. Sì, dai. Qualche tempo fa Nicolas ha incontrato un sosia. Che? Aspetta, ti sto parlando sul serio. Ha incontrato una persona che è identica a lui. Uguale, è uguale. Siamo andati a fare l'esame del DNA e oggi ci hanno dato i risultati. Nicolas è adottato. No, non può essere. Ma che cosa tremenda, povero Nico, come starà male. Ma scusa, tu non sapevi niente di questo? No, certo che non sapevo niente di questo. E Maria non ti ha detto mai niente dei gemelli? No. Che strano. Tua madre si confidava sempre con me, non mi nascondeva nulla. È molto strano per tutti, la verità è che stiamo tutti molto male per questo. E, bene, io vado, scusate. Ci vediamo. Sì. Olivia, tutto questo mi fa stare male. Però io devo ricordarti che Franco continua ad essere tuo cugino. Sì, certo, lo so. Non lo dimentico, mamma, certo. La odio. Fai piano. La detesto. Dall'altro lato la adesso. La aborrisco. Puoi smettere ora, lasciami. E smettila. Tutto il mondo sa cosa provi per Florenzia. Fammi un favore, prenditi questo tè di tiglio e calmati una buona volta. Sì, va bene, però tu non ti rendi conto che Massimo basta, mi ha lasciata. Massimo, sì, ha lasciato me. Sì, lo del film. Che c'è? Vuole che le prepari altro? Sì, cianuro. Allo? Evaristo, non dire a nessuno che sono io. Evaristo, per favore, puoi dire a Flor che vada in camera sua? Non mi sembra difficile, devi dire a Flor che vada in camera sua. Va bene, quando la vedo glielo dico. Ascolta, guarda che è molto importante. Va bene, non me lo dimenticherò. Chi era? Il signor idraulico. Signorina Florencia, lei e io dobbiamo parlare. Ma che succede? Dai, smettila. Chi ci fa qui questa inutile palla di pelo? No. Esci! Lascia la pistola! Smettetela, basta! Portalo via! Lo vedi, mamma? Lo vedi cosa fa? Regalalo a qualcuno, ma allontanalo da questa casa, sono allergica! Smettila di spruzzare, ma è possibile? E tu, stupido! Come mai mi hai regalato tra mille cose questa palla di pelo? Non sai che la mia piccola è allergica? E che ci facciamo, allora? Che facciamo? Non lo so, che ne so, non so, io non ci riuscirei, piccolo, povero animaletto, non posso essere tanto crudele, non so, lascialo per la strada. Non essere malefica, è un mio regalo. Lo sai? Lo so, vita mia, ma la prossima volta regalami una collana di brillanti. Quella non dà allergia. Signore, credo che questa sia caduta a lei. Per fortuna non si è rotta. Prenda. Grazie. Di qualunque cosa abbia bisogno. Sì, di qualunque cosa io abbia bisogno la chiamerò. Ma non ci posso credere. E ora che vuole questo conte da incubo? Fatine delle zucche trasformate in carrozza. Che cos'è questa? La mia bicicletta. Che emozione! Sorprenditi. Questo conte non smette di sorprendermi. Vediamo. Lasciami sorprenderti.
Un passaggio di un libro dice: cercami con il tuo ingegno e troverai un bacio. Cercami con la tua anima e troverai un tesoro. E se decidi, sali sulla tua bici. Nessuno ti darà un passaggio, solo dei baci. Ah, che delirio! No, smettila, smettila. No, no, non posso andare, non posso andare da nessuna parte. Ma dove? Non c'è né indirizzo né emittente. Nessuno ti darà un passaggio. Passaggio, solo dei baci. Lo so dove andare, però non posso andare. No, io non ci vado. Bene, credo che andrò a preparare tutto. Comprò le candele, la cena. Voglio che sia tutto perfetto quando arriverà Olivia. Franco, io credo che tu stia sbagliando. Non lo fare. Io mi sto sbagliando? Sì. Senti, faccia, io lo farò. Perché non ci pensi un po' di più? Sarà molto peggio. Non rompere. Che ti lascia che lo faccia. Non mi succede niente. Senti, ti voglio dire una cosa. Mettiamo il caso che sarà una notte spettacolare. La passerete benissimo e poi non ti rendi conto che sarà peggio. Lui è grande, sa quello che succederà dopo. Ma perché? Perché non ti Franco, senti, ti chiedo un favore. Se non lo fai per te, fallo per lei. Non farla soffrire. Hai finito? Sì, ho finito. È tutto bene, vado a preparare. Vai. Molto bene. Ti vuoi calmare adesso? Ti calmi, è amico tuo. Sei un pazzo. Ti comporti male. Sì, lo so che è amico mio. E sai che c'è? Ti dirò una cosa. Mi piace. Olivia, avevi ragione, che ti va bene? Arrivo, perché? Perché? Ah, mi piace il mio nuovo mezzo di trasporto? È bella. È carina, sì. Però non è mia. Molto. Diciamo che non l'ho comprata io, è un regalo. E chi te l'ha regalata la bici? Ah, meno domande, sarete perdonati. Ma Flor, che ci fai qui a questa ora, se posso chiedertelo? Niente, stavo cercando... Chi cerchi? Nessuno, ma che ti importa? E voi che ci fate qui? Dovreste essere dentro al lavoro. Forza, il pane non si guadagna così. Non ci si può divertire qui. Tu lavori al bar, tu devi gestire la palestra. Forza, forza, dentro, dentro, dentro. Per favore, ragazzi. Come se... Mamma mia. Se ho decifrato bene, deve essere qui. Il mio conto deve essere qui, nel passaggio dei baci. Deve essere qui. Puoi segnare la mia anima con qualsiasi numero tu vorrai. Ti sento così vicina che anche se sei lontano non sono occupato. Vieni, parla con me, ti sto aspettando. Vieni, parla con me. Non sono occupato. Numero che vuoi, ti sento, ti sento. Il telefono pubblico. Il telefono pubblico. Addio, addio al video di Massimo. L'arma segreta è andata, non c'è più. E poi mi occuperò personalmente di lui. Molto bene. Molto bene. Mi dispiace. Mi dispiace, scusa, cagnolino. Ma non ho scelta. Devo lasciarti qui proprio come un cane. Ma vedrai che qualcuno ti aiuterà in questa villa, così sarai lontano da quelle due streghe, Malala e Delfina. Addio. In bocca al lupo. Volevo dire buona fortuna. Non c'è niente qui dentro. Accidenti, non c'è né un foglio di carta né una lettera, niente. Ma questo Conte va in bicicletta, ma è una tartaruga. Telefono del passaggio dei baci, buongiorno. Al lato della strada, dove ci sono bicchieri che non brindano e tronchi pieni di vita, ti aspetto. Ti ho preparato il cammino, ma anche solo tu. Bicchieri, tronchi, lo so, lo so. E quel cane? Oh, è questa. Sei arrivato. Sì, io... sarei venuto prima, ma non ho potuto. La verità è che non potevo. Sono successe molte cose di colpo e avevo bisogno di tempo per capire. Fino a poco tempo fa ero di una famiglia. Certo. E l'unica cosa che volevi erano i soldi, niente di più, dico bene. Io non sono una cattiva persona, non sono un profittatore, è solo che me ne voglio andare. Me ne voglio andare perché, ecco,
Io sono stato adottato, ho un fratello gemello, i miei genitori mi hanno mentito. Sono tante cose insieme e i soldi li volevo solamente per andarmene, nient'altro. Me ne vado lo stesso. Parto perché i miei mi hanno dato i soldi. Me li hanno dati. No, dai, no. Non te ne andare, non te ne andare. Io vorrei che ci conoscessimo, che parlassimo, che cercassimo i nostri genitori, capisci? E questo dobbiamo farlo insieme. Io non posso. Non posso. Anche se non sembra, tu sei più forte di me. E io devo andare. Devo andarmene per pensare, per poter ricominciare la mia vita. Io devo andarmene. Va bene, ti capisco, ti capisco. Ah, una cosa. Stai vicino a Valentina. Perché è una brava ragazza. E se stava con me era solamente perché sono uguale a te. E niente di più. Che sarà una notte spettacolare, la passerete benissimo e poi non ti rendi conto che sarà dopo lui è grande e sa quello che succederà dopo. Ma perché? Perché non ti Franco, senti, ti chiedo un favore, se non lo fai per te, fallo per lei, non farla soffrire. Franco, perdonami, ma non sono potuta venire prima perché non riuscivo a far andare via la mamma. Franco? Dove sei? Perdonami, ma non posso. Franco. Ah, guarda che cosa ha fatto. Ah, no, non mi scompongo. Ah, ma quanto è dolce il mio Massimo. Ah, Massimo. Nessuno ha mai fatto una cosa del genere per me. ¡Qué emoción! Che mi piace. È molto bello tutto questo. Molto bello. E ora deponiamo le armi. Ah! Vuoi davvero smetterla di farmi la guerra o no, vuoi sconfiggermi con le tue sorprese meravigliose, ascolta, Massimo? Flor, sono venuto a dirti che ho lasciato Delfina. Ora sono tutto per te. Ti aspetterò. Ho tutta la vita soltanto per te. Mio fiorellino. No, no, Massimo, non chiamarmi fiorellino. Fiorellino. La serva maledetta con il conte, no! Voglio vendetta! Voglio il sangue! Voglio oscurità! Ti darò la mia anima, ti darò quello che vuoi, ma dammi il potere di separarli! Li distruggerò! We'll be right back.
cose.